Domenica 22 aprile in piazza Garibaldi si è svolto il comizio di apertura della campagna elettorale del sindaco uscente Antonello Catania, che in queste elezioni amministrative chiede la riconferma alla carica di primo cittadino di Nicosia. Buona presenza del pubblico presente, ha introdotto i candidati e le liste il dottor Nabro Potenza, assessore uscente della giunta Catania. 3. Le liste che sostengono l'attuale sindaco. Il Partito Democratico, con capolista lo stesso Nabor Potenza, Primavera Democratica insieme all'IdV, che presenta nella sua lista l'assessore uscente Melo Lizzo, e come capolista il presidente del Consiglio Comunale Luigi Bonelli, ed infine i riformisti per Nicosia. Quest'ultima lista ha come riferimento il dottor Alberto Murè, assessore uscente e rinominato dal candidato sindaco per queste elezioni. Ed è proprio il medico nicosiano a prendere la parola in modo molto pacato, elenca tutto quello che è stato compiuto in questi anni dalla giunta di cui faceva parte e rivendicando i risultati positivi, soprattutto con il potenziamento delle strutture ospedaliere e la battaglia per il salvataggio del Basilotta, che in questi anni è divenuto un'eccellenza nella provincia di Enna. Successivamente è stato il secondo assessore nominato da Antonello Catania, ovvero Melo Lizzo. Anch'egli ha rivendicato i risultati ed i successi della giunta, soprattutto con i finanziamenti che negli anni sono stati intercettati e portati a Nicosia. Si ritiene onorato di essere parte di una maggioranza coesa e con al suo interno persone di sicuro valore che meritano di essere riconfermate alla guida della città. È stata la volta di Antonello Catania, sindaco di Nicosia e candidato della coalizione. Il suo intervento si è rivolto alla popolazione in piazza che più volte lo ha interrotto con applausi. Qualcuno dice che non abbiamo intercettato i finanziamenti, poi non so da cosa proviene questa notizia. Noi negli ultimi 2 anni, amici nicosiani e amiche nicosiane, abbiamo intercettato ben 20 milioni di finanziamento. 20 milioni! 20 milioni! Ha snocciolato dati e risultati, cifre e fatti che hanno caratterizzato la sua giunta. Ha presentato il suo nuovo programma, che sostanzialmente intende continuare verso la strada iniziata 5 anni fa e che si basa su diversi punti, quali i lavori pubblici, l'impegno per l'ottenimento dei finanziamenti, promozione del territorio, servizi sociali, igiene ambientale, turismo e sport. Ha invitato la popolazione a diffidare dalle false promesse irrealizzabili e dagli attacchi demagogici e soprattutto ha voluto sottolineare che, a differenza dei suoi avversari, le sue liste sono reali e non nascoste dietro sigle dove in realtà si c'erano partiti o candidati ombra. Voi dovete sapere che nel 2010 abbiamo dovuto pagare 600.000 euro con un pignoramento operato per una delibera sbagliata, per una delibera sbagliata della vecchia amministrazione. E allora quando mi si dice siete 3 candidati, tutte e 3 brave persone, io dico voi dovete giudicare non le brave persone, dovete giudicare la capacità amministrativa, perché se si sbaglia una delibera costa tanto al comune. Noi di queste delibere, grazie agli assessori uscenti, a quelli che abbiamo designato, al Consiglio Comunale, allo staff dei dirigenti e dei funzionari e di tutti i dipendenti, di queste delibere sbagliate non abbiamo adottato, abbiamo difeso il nostro comune.